you. Sick of all the same dudes running up. Follow you around, hope you fall in love. But they don't see you like I do, yeah, yeah. Vediamo un campo stellare ripreso con una montatura alta azimutale e sono pose di pochi minuti per fare in modo che le stelle non vengano mosse. Come vediamo il campo è buono, però riprendendo con una montatura alta azimutale abbiamo il problema della rotazione di campo. Che cosa significa? Che alla fotografia successiva la montatura sta inseguendo il centro del campo, ma il campo intorno ruota e qui vediamo gli esempi di fotografie successive sono state riprese senza utilizzare rotor 360. Questo significa che noi potremo sempre sommare queste immagini, però dovremmo tagliare tantissimo l'intorno per poter utilizzare solamente la parte centrale. Per fare questo noi possiamo utilizzare il rotor che ci consente di ruotare il campo insieme al programma rotor 360, che è molto semplice da usare. Questo programma è in dotazione al dispositivo e semplicemente viene caricato sul desktop in una qualunque posizione, viene eseguito con un doppio clic e può essere utilizzato per usarlo come mirino per centrare una stella per controllare la rotazione del campo. Non converrà utilizzare una stella al centro, ma magari una stella verso il bordo. In questo modo noi possiamo posizionare il mirino sopra la stella. Se non riusciamo a posizionarlo correttamente, possiamo utilizzare i pulsantini di controllo per centrare perfettamente la stella, possiamo ridurre il mirino o ingrandire il mirino a piacere, a seconda della stella che stiamo utilizzando. Quindi abbiamo questa doppia possibilità. Una volta che abbiamo posizionato il mirino, possiamo bloccare la finestra, in modo che non sia più spostabile in nessun modo, né ridimensionabile, ma rimane bloccata qua, e effettuare ulteriori fotografie. Allo scatto successivo ci accorgiamo che il campo è ruotato. A questo punto, utilizzando rotor, possiamo con precisione, perché ogni clic sarà un grado di spostamento, riposizionare esattamente la stella dentro il mirino ed effettuare un altro scatto, per ottenere così una serie di scatti tutti centrati nello stesso punto. In questo modo rotor, indipendentemente dal fatto che stiamo guardando verso sud o verso nord o verso est o verso ovest, ci consente facilmente di ripristinare il campo inquadrato. Una volta terminata l'operazione possiamo chiudere la finestra del programma rotor con la X e siamo liberi di utilizzare liberamente i programmi di elaborazione per effettuare la nostra foto finale. Yeah, I show up on time, I know you need that love. Tell you everything that you don't hear when I'm. I fly you out to Paris, see the way they staring. Always on my mind, you know I need that love. Yeah, I show up on time, I know you need that love. Tell you everything that you don't hear when I'm. I fly you out to Paris, see the way they staring. Always on my mind, you know I need that love. You know I'm always one step ahead of you. Holding open doors when you're walking up, cause they don't see me like you do, yeah. There's nothing I won't do for you. I'll be there for you. I'll be whatever you need for me. I'll be, even when it's hard, just know I'll be holding it together, girl, you know that's on me. Yeah, I'm the one who looks you in the eyes, speaking like I'm meaning what's inside. I want I just try and play the part, but I'm the one who made it to your heart. Yeah, I show up on time, I know you need that love. Tell you everything that you don't hear when I fly you out to Paris, see the way they staring. Always on my mind.